Un altro giorno di passione sulle autostrade Liguri, di nuovo code, incidenti, problemi. Ieri il ministro è venuto a rispondere a un question time in Parlamento dicendo semplicemente che non manca solo il suo ok, ma il problema ce l'ha il governo perché non ha ancora deciso cosa fare sulle concessioni autostradali. Allora, intanto il ministro De Micheli dovrebbe capire che anche lei fa parte del governo e che il tema delle concessioni va avanti ormai da 2 anni come un mantra. Noi temiamo che alla fine non solo non si faranno le opere, ma non si farà pagare neanche chi comunque con la mancanza delle manutenzioni ha causato danni, tragedie. Allora, visto quello che sta succedendo in Liguria sulla rete autostradale privata, e vorrei ricordare Autostrade per l'Italia, ma anche Salt, che è un altro concessionario che ha aperto i cantieri da Sestri Levante a Spezia ancora in questi giorni, ma anche quello che sta succedendo in ANAS, visto che il ponte che divideva la Liguria alla Toscana, che è crollato durante il Covid, e ancora lì non esiste ancora un progetto a 4 mesi di distanza. Allora, è chiaro che questo governo non sta pensando alle infrastrutture. Noi riteniamo che il modello Genova sia un modello virtuoso perché consente di pagare rapidamente le imprese, consente di fare velocemente le opere, consente di dare lavoro e ridare viabilità. Chiediamo che venga sbloccata la Gronda, che venga fatto il tunnel della Val Fontana Buona, che tutti i costi siano addebitati a chi ha in questi anni mancato di manutenzione e di adeguamento delle infrastrutture, ma non possono pagare i cittadini genovesi, l'economia della Liguria, che in questo momento isolata è il più grande porto del paese, rischia di dover chiudere.